non è mistero che io sin dalla prima ora ho tentato di sposare un po' i progetti di ANED, soprattutto alle sport naturalmente, per quelle che sono le mie competenze, perché ritengo che i tanti ragazzi, bimbi e adulti con trapianto, dialisi o quant'altro abbiano uguale diritto allo sport. Noi abbiamo cominciato a sostenere anche soprattutto la delegazione italiana che di volta in volta in occasione dei Transplant World Games parte rappresentando il nostro paese. Io ci tengo solamente a chiudere ribadendo tutto il mio interesse, ma non tanto per quello che rappresento come Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ma da cittadino e da padre, da persona normale che deve comunque mettersi a disposizione di un sistema per far sì che lo sport sia divulgato sempre in maniera più ampia possibile, perché lo sport è salute, lo sport è integrazione, inclusione, è diritto di cittadinanza. Per cui insomma ci è sembrata sin dalla prima ora un matrimonio che non poteva non farsi. Io mi auguro che quanto prima si possa arrivare nel nostro paese con il nostro aiuto anche a mettervi nelle condizioni di far nascere una vera e propria federazione, perché anche attraverso l'organizzazione di un sistema sportivo è più facile divulgare sempre più. Il legare lo sport con la cultura, con l'integrazione, ma anche con gesti di sensibilità sociale, secondo me è una cosa che rende l'ANED importante, rende quello che fate con l'ANED Sport ancora più importante e rende noi orgogliosi di avervi in squadra. 50 anni fa, su sollecitazione con le frogi, nasce ANED, la dottoressa Franca Pellini ebbe questa intuizione, aveva intuito come l'attività fisica poteva far bene a persone trapiantate ed ecco che nasce ANED Sport. A chi più di ANED Sport rivolgersi? Il nostro obiettivo è che non finisca qui, cioè nel senso Roma è per noi l'inizio. L'idea o come vicepresidente di portare qui i ragazzi a fare lo sport o di portare il progetto fuori, che è bello che queste cose che danno la possibilità ai ragazzi che non, attenzione, non avrebbero nessun'altra possibilità di fare sport. 50 anni dell'attività dell'associazione, che è un'associazione come dice Margherita, ha preso vita dai pazienti per i pazienti, quindi tutt'oggi si occupa di portare supporto alle persone che affrontano un percorso di malattia. 30 anni che ugualmente hanno un'importanza per noi fondamentale. Io in questi 30 anni di promozione sportiva, dove ANED si impegna a portare lo sport con un evento nazionale, dove raccoglie tutti gli atleti italiani in un solo luogo, in un weekend, che diventa, come diceva Franca Pellini, la più efficace testimonianza del trapianto. Che costringe la persona a stare chiusa in casa, no. Ovviamente con le dovute cautele, con le dovute adattamenti, tra virgolette, però lo sport fa bene anche e soprattutto a persone che hanno avuto e che hanno una malattia da affrontare. Da genitore, vedere il proprio figlio
i propri figli, perché io ho la fortuna di avere 3 figli maschi, porto la mia di testimonianza, di cui 2 hanno una malattia renale cronica. L'attività fisica deve essere inserita all'interno di un piano terapeutico per i pazienti con malattia renale cronica. Più ragazzi riusciamo ad aggiungere e più riusciamo a aiutare loro stessi sul fronte della loro malattia, ma anche le famiglie. Il progetto nasce proprio dalla voglia di continuare a fare sport, perché la vita purtroppo ci mette davanti a tantissimi imprevisti, e per quello che la vita, no, è unica, proprio perché grazie a questi imprevisti e gli imprevisti che accadono possono in alcuni momenti buttarci praticamente giù, ma alcuni imprevisti ci danno la possibilità di reagire, l'azione ad un momento purtroppo negativo ci dà la possibilità di creare nuovi progetti. Felicità. A proposito di felicità, cercatela tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto. Come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono. E molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo. Ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima. Buttate tutto all'aria. I cassetti, i comodini che ci avete dentro. Vedrete.